Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Farming Life. È un gioco che uscirà il 18 di ottobre, ma non ho ancora idea del prezzo, perché questa è una, diciamo, pre-anteprima del gioco. Quindi una premiere la chiamano. Quindi lo andiamo a provare. Il gioco è in italiano. Sto andando in... ho settato il 1080p. Lo proviamo, abbiamo già l'Indie Farm, ci vediamo l'introduzione, sembra essere un titolo interessante, lo voglio provare insieme, siamo arrivati con questo furgone e iniziamo. Wow, che disordine, bisogna ripulire in fretta prima di poter fare qualsiasi cosa qui, perché poi si possono assumere varie cose, quindi varie persone. Quindi lo vediamo, vediamo che livello di profondità abbiamo davanti e faremo una valutazione alla fine. Ottimo, in tal caso andiamo dritti al punto. Cominciamo con imparare a navigare sulla mappa. WASD, tenere premuto il tasto destro anche per muoverti. Ok, vedete che ci muoviamo così. Q e D o la rotella del mouse per la rotazione. E ora ingrandisci usando, vedete, vuota così, ok. La rotella ruota gradualmente, invece ingrandendo andiamo a vedere tutto da lontano. Niente di nuovo finora sul fronte occidentale. Qui si è accumulata della spazzatura. Puliamo, vediamo un po'. Icona elimina, perfetto. Tieni premuto l'oggetto finché la barra non è piena, l'oggetto verrà eliminato. Rimuovi tutta la spazzatura, ok? Perché quello che voglio capire, tirare una conclusione, se è più un mobile game o un PC game. Ok, abbiamo anche questa spazzatura. È ora di preparare un campo. Abbiamo bisogno di un posto dove piantare frutta e verdura, giusto? Scaviamo. Clicca sulla scheda dei campi e poi sull'icona della carota, ok? Tac. Muovi il mouse sulla mappa e clicca, tieni premuto il tasto. Sì, va bene. Crea un campo di carote. Ok, creiamo un campo di carote. Ci costa $90, abbiamo fatto questo campo 3x3, quindi 9 caselle di carota. Clicca sul campo e poi clicca sull'icona di interazione appropriata. Ora seleziona l'icona di interazione con il campo. Sì, va bene. Lavora qui. Seleziona un dipendente che si occupi del campo. Abbiamo questo tizio qui, che è bravo a fare tutto, perché ci sono 3 livelli di lavoro. Animali, agricoltura e produzione. Sam andrà a lavorarlo per noi. Ora è il momento di occuparsi del resto della fattoria. Con molta calma, comunque, Linda e Sam stanno progettando di allevare anche degli animali nella fattoria. Ci deve essere un posto anche per loro. Costruiamo un recinto e elimina gli alberi non necessari. Via... asfalto che ride. Ok. Sì, non c'è nessuno che va a farlo, insomma, però... Bene, dovremmo essere a posto. Clicca sull'icona dell'edificio e poi trascina il mouse, seleziona il recinto. Sempre un 3x3 anche qui, ci costa il doppio del campo perché ci costa $180 in alto. Vediamo l'orario, vediamo i soldi. Sopra invece vediamo i dipendenti, le verdure, la frutta, i prodotti animali, i prodotti trattati e poi la scheda degli animali. Ma credo lo andremo a vedere tra poco. Clicca sulla finestra della strada, ok. Costruisci la strada verso il recinto, scusate, questa, la clicchiamo qui. Ogni animale ha bisogno del suo posto, anche i conigli. Costruiamo una conigliera. La conigliera, va bene. Dove la mettiamo? La mettiamo qui dentro? Sì. Ora aggiungiamo gli animali alla nostra fattoria. Clicca sulla gabbia e aggiungi un coniglio. Allora, clicchiamo sulla gabbia e aggiungi un coniglio. $45 un coniglio, va bene, acquista un coniglio. Per semplificarti la vita puoi costruire una mangiatoia da cui gli animali mangeranno. Clicca sull'icona costruzione e costruisci una mangiatoia. Va bene. Ah, quindi praticamente coltiviamo carote e le diamo da mangiare ai conigli. Vabbè, diamogli la mangiatoia qua, dai, facciamola qui. Dato che abbiamo già un coniglio, qualcuno deve prendersene cura. Seleziona un dipendente, una volta fatto clicca sul recinto e seleziona l'icona appropriata. Va bene. Dipendente, questo è un altro. Passa il mouse sopra il recinto e seleziona l'icona per occuparti del recinto. Quindi io ho selezionato lui, clicco qui e lavora qui. Stai andando bene, passiamo ai prossimi incarichi della fattoria. Cosa faremo con tutti i prodotti raccolti? Abbiamo bisogno di molto spazio per conservarli. Costruiamo un magazzino, elimina gli alberi non necessari. Ma, sì? Quali vuoi che elimini? Ah, questi, ok, non dobbiamo andare chissà dove. Bene, mi fa fare solo quelli che stavo eliminando un albero da frutto, ma... Ok, finestra di costruzione,
icona del silo, tieni premuto il tasto sinistro per... che spettacolo, possiamo vuotarlo. Adesso io non so, me l'ha spiegato un attimo fa probabilmente, però io non, se c'ero dormivo. Ah, ok, tenendo premuto un po' alla Primo The Sims, lo metto così che mi piace. Ogni nuovo deposito aggiunge la sua capacità, quella massima, per immagazzinare risorse. Hai accesso ai tuoi prodotti da qualsiasi granaio, silos o quartier generale. L'edificio è qui, ma non c'è modo di arrivarci. Bisogna costruire una nuova strada per raggiungerlo. Tieni, clicca sulla finestra della strada, ok. Muovi il mouse, costruiamo la strada verso l'edificio, ok. Quindi, ah, cioè, se no non la trovano, vabbè. Diamo un'occhiata al quotidiano, ok. Questa è una cosa che... Ok, sul quotidiano scoprirai cosa succede in città, leggerai anche riguardo le sfide del sindaco. Affronta le sfide del sindaco per guadagnarti il suo rispetto, così come i permessi per acquistare terreni ed espandere la tua fattoria. Ok, benvenuti contadini, questa è la gazzetta del fattore, il vostro momento, vabbè, vediamo le sfide del sindaco. Mettiamoci alla prova in una delle competizioni del sindaco. Concorso annuale di carote, non vedo l'ora. Vediamo. Allora, sono lieto che ti sia unito alla nostra comunità di contadini, bla bla bla. Come sapere che il concorso delle carote, se vogliamo vincere ogni agricoltore che raccoglie 10 carote in 3 giorni, guadagnerà la mia fiducia e una buona reputazione. Buona fortuna, Sam. Il tuo sindaco. Vabbè, io firmo. Mi chiamo Sam ed è la Indie Pharma questa. Puoi controllare i progressi in questo pannello. Ok, quindi il giornale chiudiamolo. Vediamo competizione del sindaco. Abbiamo 0 carote al momento, va bene. Wow, i campi sono cresciuti in modo eccezionalmente veloce, dovremmo aspettare ancora un po' per quello in futuro. Ok, sì, è giusto per il tutorial. Il nostro tizio può raccogliere, poi ci saranno anche i mezzi, perché ho visto che comunque ci sono i mezzi di coltivazione, insomma. Questo qui sta allevando un coniglio solo, ma mi piacerebbe già metterci mano, ma non si può fare. Intanto, mentre aspettiamo che lui raccolga, diamo un'occhiata ai dipendenti che dicono... Uno sta mietendo, Sam, che sono io, credo, e Linda invece dice che va tutto bene. Sì, infatti mi dava solo un dipendente. Le verdure che abbiamo sono patate, 7 patate, 11 di gran turco, il pannocchio, insomma. La frutta abbiamo mele e basta. Però le mancate ci sono anche queste cose, le bacche, le prugne, le pere e i lamponi, credo siano. Sì. I prodotti animali invece abbiamo il formaggio di mucca, il formaggio di capra, uovo di gallina, uovo di struzzo, carne cruda, il miele, la lana, il latte di capra e il latte di mucca. I prodotti trattati invece sono il pane, la salsa piccante, la carne affumicata, la farina, l'impasto, i biscotti e il fieno. Gli animali invece abbiamo, cosa sono? Cani questi, conigli e 2 cani che non so dove siano. Comunque sto tizio qui sta portando le carote in casa, quindi, cioè siamo noi comunque, cioè non sto tizio, ma va bene. Potesse accelerare il tempo, glielo faremo fare più. Ok, grande, hai completato l'incarico, ora c'è la parte migliore, reclama il tuo premio. Ok, aspettate che rimetto per uno perché non vorrei mai incasinare il tutorial. Ottieni la ricompensa, hai ricevuto il permesso di espandere la tua terra, facciamolo subito. Clicca sull'icona della città, bello questo. Clicca sull'icona del municipio per andare lì. Ok, andiamo in municipio. Ah, bello, lontano. Clicca sul municipio. Ah, bello, bello così. Seleziona l'area che desideri acquistare. Noi non so dove siamo, ma acquisto questa. Non resta altro da fare che comprarla. Compra, 250. Va bene. E abbiamo comprato un'altra zona. Possiedi la terra e la tua fattoria sta crescendo sotto i tuoi occhi. Completa le sfide del sindaco per ottenere altri permessi. Usiamo il nuovo terreno per espandere il nostro campo. Taglia l'albero, non necessario. Va bene. Ormai so come si fa. Tagliamo l'albero. Ma solo questo? Scegli con l'interazione appropriata. Campo. Ah, sì. Bello, bello, bello. L'espansione, così mi va a selezionare nuovamente il tipo di campo. Puoi espandere recinti e giardini allo stesso modo. Ok, costruiamo un giardino. Comincia col fare un po' di spazio in giardino, taglia gli alberi. Poveri alberi qua, non avranno vita semplice in questo tutorial perlomeno. Allora andiamo, scusate che tagliamo. Ma mi sembra abbastanza, diciamo, sempliciotto, ma lo era anche farm manager a Simoleto, insomma, quindi niente di spaziale. Graficamente però è un low poly questo.
Clicca sul pannello costruzioni, costruiamo il giardino e lo facciamo qua. Non so cosa serve al giardino di modalità. Costruiamo una strada, stradina, la strada che comunica con da qua a qua. Ah, non me lo fa fare perché devo fare solo la zona. Ok, metto in alveare un cespuglio nelle vicinanze, le api si nutriranno da esso. Cominciamo con l'alveare, pannello costruzione, alveare, piazza l'alveare. Ah, si gira proprio come si vuole. Ok, mettilo così, pianta un cespuglio, sempre da lì, cedere un altro menu, cespuglio di bacche, mettiamo un cespuglio. Metti una panchina all'interno, i dipendenti possono usarla per riposare dentro assieme alle api. All'interno qui, ma davvero? Mettila lì. Sarà dura per noi due lavorare qui da soli, meglio assumere qualcuno per aiutarci. Assumi un dipendente, clicca sull'icona della città. Clicca sull'icona della città. Sì, ho cliccato sull'icona della città. Ok, clicca poi sull'ufficio di collocamento per spostarti nella sede dell'agenzia. Ok, ho ruotato la visuale, quindi clicca qui e fai assumi. Ah, ok, ci sono le abilità. Questo è meno bravo, Marta è meno brava, 180 di contratto, presumo al giorno. Il dipendente sarà presto alla fermata dell'autobus della fattoria. Abbiamo un po' di tempo libero, andiamo a fare un giro in città. Clicca qui. Sì, ho capito. Ah, che spettacolo! Qua si apre. Negozio di ricambi. Acquistare nuove parti. Ufficio di collocamento. Quartiere commerciale dove scambiare i prodotti. Veicoli. Posto per attrezzatura acquistata. Municipio. Il grossista ci va sbloccato. Negozio di veicoli. Fantastico. Bello, 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 bello. Sempre lisciato fino a un certo punto, devo dire. Marta è arrivata alla fattoria. Mi fa piacere. Allora, intanto compriamo anche un trattore. Il tuo dipendente è arrivato. Assegniamo l'incarico al dipendente, seleziona il dipendente. Ma me lo fai comprare? Clicca sull'icona del quartiere generale, andare al centro della fattoria, ok. Clicca sul giardino e assegna, lavora qui, ok. Poi ci darà il tempo, va bene. Sì, ma noi stavamo andando anche in città, scusate, Però. Sì. 1, 2, 3, ok, anche quello. Va bene, libro del tutorial che ci insegna tutto, va bene. Guarda, un cane e un gatto sono usciti dal canile. Tutto trambusto, abbiamo dimenticato di controllare se qualcuno vivesse qui. Per fortuna sembrano puliti e sani, probabilmente li hanno usati in vicino. Un vicino. Sì, quelli che vedevamo prima. Il cane e il gatto ci aiuteranno sicuramente spingendo roditori e volpi. Vale la pena prendersene cura. Giochiamo con il nostro cane, seleziona un dipendente. Cioè, ma... Vabbè che lui sta allevando un coniglio, non è che sia molto... clicca sul cane e fai accarezza, ok. Ricorda il dipendente cane in carico. Un cane felice, ok. Seleziona un dipendente, ok. Elimina il suo incarico, ok. Sposta un dipendente sul veicolo. Ah, che spettacolo! Clicco sul veicolo, guida. Ma dai, Linda la mandiamo a guidare il furgone. Vediamo. Dipendente è nel veicolo. Guida al silo. Ah, ok. Clicco qui. Carica le carote sul camion. Seleziona il silo. Ok. Carica. Sposta i prodotti. Ma che bello! Sposta prodotti. Prendi tutto. Clicca sul pick up. Dipendente ha i prodotti in mano per spostarli. Ok. Sta caricando tutte le carote. Dobbiamo consegnare le nostre carote al quartiere commerciale. Conduci il dipendente alla macchina. Dipendente, clicca sulla macchina e guida. Clicca sull'icona della città per seguire il quartiere commerciale per raggiungerlo. Quindi città, quartiere commerciale. Parcheggia il pick up vicino al quartiere commerciale, clicca sull'edificio. Ok, quindi clicchiamo dove... Parcheggiamo qui. Parcheggia. Ok, dobbiamo aspettare che arrivi il nostro dipendente, il viaggio è abbastanza lungo, ricordo che poi ci vorrà il tempo, ok. Dove cavolo sarà finita adesso? Perché sta arrivando? No, è già arrivata, eccola lì. Apri la visualizzazione del quartiere commerciale e vendi tutte le carote, quindi clicco qui, devo diminuire la velocità però. Vendo tutte. Compra 10 pezzi di carne che vuole 10 bottiglie di latte, quindi prodotti animali, compro 10 e 10 di carne cruda,
compro. Ci sono scatole in auto che aspettano di essere aperte. Spostiamole nel posto giusto. Portiamo l'auto al silo. Seleziona il veicolo. Tac. Pendente guida al silo. Ok. No, mi piacerebbe vedere... Scusate, ma se io clicco su Linda... Ok, la vedo. Vai, vai. Ok, con spazio metto in pausa. Ah, lì c'è un'altra persona che sta andando. Ma sembra meno banale di quello che sembrava all'inizio, eh? Cioè, questa è una cosa molto positiva. A parte questa musica country. Esci dall'auto, per farlo clicca sull'auto e poi sull'icona esci. Ok, io diminuisco la velocità. Esci dall'auto, sposta tutti gli oggetti del pick up al silo. Quindi seleziono qua, sposta i prodotti. Prendi tutto. Ma me li metterà già in automatico. A parte che questa qua cammina pianissimo, perché? Ma va un po' più veloce, no? Ah, me li metti in automatico se parcheggio al silo. Ok. I nostri prodotti sono in un luogo sicuro. Congratulazioni. Hai finito il tutorial per iniziare a produrre il cibo. Diventare... Ok. Quindi praticamente noi... Voglio capire una cosa. Ma adesso... il tutorial prima ci stava mandando in città. E diamo un'occhiata. Aspettate un secondo. Diamo un'occhiata prima di tutto a tutto quello che è costruibile. Quindi metto in pausa, così stoppiamo il gioco. Abbiamo il capannone per riporre i macchinari inutilizzati. Abbiamo il silo. Abbiamo l'essiccatore per erba. Il granaio. L'alloggio piccolo, dove spostare più dipendenti contemporaneamente. Sarà da studiare. Il garage, che si sblocca a livello 4. Macelleria, fumicatoio, garage più grande. Caseificio per latte di mucca, per latte di capra. Panetteria, mulino vento. Fabbrica di salsa piccante, granaio con vialetto, grande, bello questo che non vedo cosa c'è scritto, aspettate, grande alloggio, fabbrica di impasto. E questo è quello che possiamo costruire di costruzioni. Poi ci sono le decorazioni, il pagliaio dove cercare sempre l'ago, gli annessi, quindi aria del giardino, mangiatoia e quale varie, e poi l'alveare, l'ovile, le cose varie. Ok, questa è la coltivazione che possiamo fare, spettacolo. Mi viene già una mezza idea, però non so se i soldi mi bastano. Nelle coltivazioni ci sono i cereali anche, quindi girasoli, mais, grano, e gli alberi, non so se il pero, il melo, il prugno, che si chiama pruno però, melo, cespuglio con lamponi e cespuglio con frutti di bosco, quindi mirtilli, insomma. Va bene, in città, dicevo, c'è una cosa interessante, il negozio di veicoli. Quindi se io clicco qui, me lo fa comprare, no? Livello 11. Ma scusate, adesso io qua posso comprare un pick up, ma non ce l'ho. È tutto bloccato. È il livello chiesto 14. E come faccio io a salire di livello? Perché questa è una mietitebbia. Questo è un trattorino piccolo. No, non lo posso comprare. Mannaggia, peccato. Diamo un'occhiata anche il posto per l'attrezzatura, che è quello. Ah, è sempre mio quello, ok. Voglio vedere negozio di ricambi, che cosa vende, che è subito qua a fianco, giusto? Ah, bello. Il anatomizzatore. Serbatoio. Questo è una mietitrice o seminatrice, insomma, non per trattore. Per la mietitrice ci sono anche i pannelli aggiuntivi. Che bello! Devo capire come salire di livello, però, dire la verità. Siamo livello 3, quindi si sale di livello. Io sono uno spaventapasseri, ma va bene. Vediamo se c'è qualcos'altro in città di interessante. Abbiamo il municipio, il grossista. Abbiamo visto praticamente tutto. Possiamo continuare a coltivare le carote. Non so, onestamente, che cosa mi servirà a levare i conigli. O che magari i conigli aumentano e poi li macello. Non lo so. Di solito era così una volta. Coniglio. Acquista coniglio. No, fammi un po' vedere quanti conigli ho. Ho un coniglio solo. E giustamente devo metterne un altro. Quindi acquista un altro coniglio. E quanti ne abbiamo adesso? 2. Ok, speriamo si moltiplichino. Le carote bisogna rifornirle. Perché qua vedete che io ci passo sopra col mouse e c'è l'indicatore in basso a destra. Qui stiamo andando avanti. Io direi che possiamo pensare di fare una cosa di questo tipo.
Vediamo se ho capito giusto. Le canote ci fa guadagnare qualche soldo, ma non più di tanto. No, è bellissima questa cosa dell'andare a trasportare noi stessi, quindi dare il lavoro a qualcuno. Vediamo un attimo qui il miele. Miele zero. Ma devo comprare le api. Si, riposa. No, 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 ma io non. Innaffia addirittura. No, voglio premere sul campo. Perché non voglio selezionare nessuno, voglio solo espandere il campo e lo farò più o meno lungo così. E vediamo se lui va e ci lavora. Siamo saliti intanto a livello 4. Ah, questo è infestazione, parassiti, dare erbacce e umidità. Quindi è interessante come cosa. No, sembra veramente, veramente fatto bene. Linda non ha lavoro. Eh sì, lo so, lo so. Potresti andare a dare una mano qua. Ah, guarda, un po' pulisci, nutri, guarisci, vendi animale, porta al macello. No, vorrei solo che lavorassi qui. Sofia, bisogna del tuo aiuto, puoi dargli una mano? Sì. Ciao, sono Sofia. Ci sono le quest. Mi hanno chiesto i prodotti da forno interessanti, mi è venuta l'idea di aggiungere delle verdure, le cose che ho intenzione. Mi dà 165, 30 d'esperienza, 10 d'amicizia. Abbiamo 5 giorni, metti in pausa. Che cosa devo fare? Queste cose saranno pane con barbabietole, involtini di mouse, involtini. Sfortunatamente al momento ho finito le barbabietole. Ho programmato e iniziare a farle tra 6 giorni, bisogna di 24 barbabietole. Ok. Va bene. Dai, diamo un'occhiata se riusciamo a fare le barbabietole in tempi veloci. Vediamo se intanto le abbiamo le barbabietole. Sì, le abbiamo. Quindi, pausa. Distruggi. E ci mettiamo subito a lavorare la tizia lì che fa niente. Che non riesco a capire come mandarla a pulire, a nutrire i conigli, però vabbè. I conigli sono sacrificabili a fronte di questa bella missione. Barbabietola. Espandi, fammelo qui così. Poi tu, no, dovrebbe darmelo, dirmelo qui. Linda, lavora lì. Linda, non so cosa stia facendo, ma la mando lì. Via. Dai, piantami la barbabietola che l'andiamo a portare alla tizia. Ci sarà un modo di vedere questa, accettate, credo. Sì, competizione. Missione degli amici. Sì, 6 giorni. Sì. Perché qua poi ci sono missioni casuali. Ah, Sofia sta aspettando la tua risposta. Ma scusami. Ah, penso sia una cosa. Sì, no, come se l'avessimo già accettata. Ok, sì. Vediamo quanto ci metta a crescere la barbabietola. Questo cosa sta facendo? Sta innaffiando, ok. Il cane qua avrebbe bisogno anche di mangiare. È un mix tra un farming simulator, un po' alla farm manager simulator, e un The Sims. Scusami, tu potresti per favore andare da mangiare. A dare da mangiare al cane e al gatto, che non ho idea di dove siano, mannaggia loro. Eccolo qua, il cane. Nutri. L'incarico è stato messo in coda. Ok, sta arrivando a dare da mangiare al cane. Sempre tu potresti. Poi torna al suo lavoro, quindi lo mette in coda. Il gatto, dove cacchio è? Eccolo lì. Dai da mangiare al gatto, nutri con i croccantini. Non so se ci scala soldi mentre fa questo lavoro. Perché va, prende qualcosa dalla casa. E dà da mangiare al gatto. Ok, potresti fare anche un'altra cosa e andare qua alla posta. Ah, ok, no, lo fa da solo. Notizia terribile, una tempesta è passata vicino a casa mia, ho perso tutto. Ti chiedo aiuto, portami 35 bacche. Sofia, ti darò 292. No, grazie. Competizione del sindaco, ce ne stanno dando altre, ma non mi sento di accettarle perché, anche se credo che me le segni comunque,
Vediamo, competizione del sindaco. No, non ne ho accettate, quindi. La notte sta arrivando, occupati dei tuoi campi e animali. Ma che bello, bello da vedere, eh? Comunque Low Poly mi ha fatto bene. La barbabietola sta crescendo, ma un po' piano. Le carote, secondo me, saranno un bel reddito. Questo sta dando il. Vabbè. Allora, siamo arrivati alla fine del giorno. Vediamo le nostre statistiche e confrontiamole con gli agricoltori locali. Siamo al sesto posto, non è male. Abbiamo una buona reputazione, ma non bellissima. Insomma, c'è di peggio, c'è anche di meglio. Ok, posto di campione. Per finire sul podio si guadagnano soldi, insomma, guadagni di oggi. Beh, siamo stati tra quelli che hanno guadagnato di più oggi, comunque, 151 secondi solo a Monica. Ovviamente non abbiamo una grande reputazione. Quindi che succede? La notte passa, dovremmo pagare i dipendenti, presumo. E un giorno è passato, dobbiamo continuare. Sai cosa? Ciò che conta di più sono i tuoi sforzi. Domani sarà comunque un grande giorno per riportare la fattoria di tuo nonno al suo antico splendore. Sempre del nonno la fattoria. Vabbè, insomma, qua sta continuando ad allevare. Poi non so se. Due conigli. I conigli sono usciti adesso, sono piccoli. Vediamo se si riproducono poi. La barbabietola, insomma, non sta andando male. La carota è pronta. Sembrerebbe. Carote pronte. Quindi è giunto il momento di raccoglierle. Infatti, quello che sta facendo. E poi le andremo a vendere e vedremo il guadagno. Quindi dovremo riportarle con il. Con quello. Dai, acceleriamo un po' il. È già accelerato. Quindi dovremmo aspettare un attimo perché la raccolta delle carote non è subito fatta. Beh, intanto il miele l'abbiamo prodotto. Un po' miele 4, okay. Fai una roba, tu potresti venire a dare una mano qua, eh. Dai una mano anche tu che in due si fa prima. Adesso che hanno raccolto tutto, dovrebbero iniziare a prenderle e portarle al silo. Ok. Cosa c'è nel silo? Beh, aspettiamo. Aspettiamo che raccolgano tutto. Sì, poi il silo aumenta, penso, anche il massimale. Quindi stiamo intanto facendo anche il quarto livello, quindi c'è il verso il quinto, si cavalca, quindi aspettiamo, vediamo quanto riusciamo a incassare portando tutto al centro commerciale. Intanto qua la barbabietola è a metà. Qua non è messo benissimo, ah no. No, sembrava peggio prima, poi magari le carote non sono venute proprio benissimo, ma va bene. Beh, barbabietole iniziano a vedersi, perché sono lì, quelle lì rosse. Siamo a metà della crescita e le porteremo poi quelle in un altro posto. Questo è il pick-up caricato 100, non so quante ne abbiamo adesso, però credo che ne abbiamo parecchie, 80, quindi vediamo. Vediamo com'è il guadagno. Intanto i soldi sono qua. Carote 90, ok. Quando ne abbiamo 100 li spostiamo. Uh, 95. Vediamo il prossimo che. Sono 5 per ogni casella, quindi. Sì, credo di sì. 105, infatti. Sposta prodotti. Sposta carote. Devo capire adesso come fare, come a prendere tutte le carote. Se riesco a prenderne, devo cliccare 100 volte. No, attuale 100, sposta prodotti. Dovrebbe occuparsene. Vediamo un po' cosa sta facendo. Semma, sì, che intanto l'altro continua, poi torna al suo lavoro. Vai, via. Allora, lui dovrebbe spostare dal silo dopo aver portato questo, infatti. Caricali qua. Vendi tutto, torna indietro. Ah, ok, fa da solo. Ok, questo è automatizzato. Questo cos'è? Sta vendendo i prodotti. Abbiamo 824, abbiamo 1024. Bene, dai, abbiamo iniziato. Sembra davvero interessante. Dovrebbe uscire in early access. Se non ho visto male, dovrebbe uscire in early. Questa è una versione preview.
Premiere, quindi ancora prima dell'uscita. Poi in realtà sulla pagina Steam non c'è scritto che è un Early Access, quindi vabbè, uscirà comunque il 18, sviluppato dai Pyramid Games. Non so dirvi, come vi ho detto, il prezzo. Non so adesso se siano gli stessi anche di Castle Flipper e di Zookeeper, in uscita comunque quest'anno, e forse anche lo stesso distributore di Farmer's Life, ecco, forse. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Qua ci spiega tutto, hanno livello di fatica, cioè è tutto tranne che banale il gioco. All'inizio, così a prima vista, mi sembrava, e l'avevo anche detto, piuttosto semplice, ma in realtà no. Qui mi dice che non uso il mouse da un po', vabbè. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Farming Life e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.